Amici all'ascolto, un saluto da Piazza di Siena. Il concorso ippico internazionale romano è ricco di fascino ma estremamente dispettoso. Gli appassionati lo attendono con ansia, arriva e poi vola via in un attimo, lasciando però una scia davvero unica di emozioni, colori, profumi. Questa 88esima edizione si congeda proponendo la gara più ricca e prestigiosa a livello individuale, il Gran Premio Roma, che ospita nell'Albo d'Oro un'infinità di campioni che hanno fatto la storia del salto ostacoli. È una categoria a due percorsi. Al termine del primo, che è iniziato circa un'ora fa, il miglior 25% dei partenti affronterà un secondo, differente tracciato. Classifica stilata in base alla somma di penalità conseguite sui due percorsi. In caso di parità di penalità fra due o più binomi, le posizioni vengono decise dal tempo impiegato sul secondo percorso, aperto in questo caso a 13 protagonisti, essendo 50 i partenti. 25 hanno già completato la loro fatica. Entriamo in collegamento mentre Uliano Vezzani, il direttore di campo, e i suoi aiutanti stanno risistemando il manto erboso. Noi, grazie all'aiuto del nostro regista Fabio Crisafi, abbiamo l'opportunità di offrirvi i tre percorsi netti, gli unici fin qui. E lo facciamo in compagnia di un ospite gradito, si tratta di Riccardo Pisani, che è stato il migliore di una squadra italiana che venerdì in Coppa ha vissuto una pagina davvero negativa. Allora Riccardo, per quanto riguarda la tua prestazione, penso che tu possa essere soddisfatto, però è stata una pagina davvero negativa per i nostri colori. Sì, perché purtroppo eravamo pronti, eravamo sicuri e volevamo un buon risultato, purtroppo il campo ci ha dato contro, non abbiamo molte giustificazioni, però dobbiamo anche pensare che arriviamo da più di un anno e mezzo che non affrontiamo questo livello di competizioni, quindi dobbiamo far meglio, dobbiamo lavorare di più, dobbiamo presentarci più pronti. E però penso che da oggi in poi lo sport ci può dare questa opportunità e noi sapremo riscattarci a breve. A partire da San Gallo, che è la prima tappa per l'Italia in Nation Cup, e questo è il percorso davvero splendido di Jessica Springsteen con Don Juan van de Donkeuve, che è uno stallone di 12 anni, davvero brava, la figlia di Bruce, del boss. Abbiamo già detto tante volte che non è facilissimo vivere all'ombra di un tale padre, però ultimamente questa Amazzone ha ritagliato uno spazio personale importante, tant'è che la federazione statunitense l'ha messa in lista fra i papabili per i prossimi giochi olimpici di Tokyo. Davvero brava Jessica Springsteen, percorso netto, e dunque si qualifica di diritto per disputare il secondo percorso. Anche tu Riccardo hai partecipato al Gran Premio Roma e direi che ti sei comportato molto bene, perché in sella a Chaclot hai collezionato soltanto due errori, 8 penalità, una penalità per un'infrazione sul tempo. Sì, sono soddisfatto del mio percorso, il cavallo appunto era tanto tempo che non affrontava due percorsi di livello in pochi giorni, oggi ha saltato veramente bene, peccato un ingresso di doppia gabbia un filino troppo vicino e ho ripetuto un secondo errore in uscita della doppia gabbia, ma tutto il resto l'ha veramente pennellato bene. Sono soddisfatto e sono veramente motivato per i prossimi concorsi, perché penso che il cavallo più salta questo livello più possa essere in grado di essere competitivo. E intanto stiamo guardando il percorso di Laura Crowth, il secondo netto del pomeriggio in sella a Valentino, annoverano di 11 anni. Dunque per il momento un Gran Premio Roma con un disegno a stelle e strisce, però su sfondo rosa, due amazzoni americane con applauditissimi netti. Il terzo netto è quello per il momento di Mathieu Billot con Lord Moose, cavallo belga di 10 anni. E questa è la conclusione del tracciato di Laura Crowth, senza errori nel tempo accordato dal direttore di campo, ed ora con le nostre telecamere della squadra esterna guidata da Fabio Crisafi possiamo tornare in diretta, perché la gara riprende con
il brasiliano Luiz Francisco de Acevedo. Riccardo, per il momento sei in undicesima posizione, quindi non si sa mai, è difficilissimo, però l'aritmetica ancora non ti condanna, potresti essere ammesso al secondo percorso. Vuoi andare a prepararti oppure vuoi stare ancora un po' con noi? Posso anche restare qualche percorso e magari vediamo i primi 4-5 di questa pausa. D'accordo, ti ringrazio. E ricomincia e poi decidiamo. Allora, cominciamo con Luiz Francisco de Acevedo, che monta Comic, cavallo di 14 anni, di origine olandese. Lui è nato nel 1985 e ha partecipato ai giochi equestri mondiali di Tryon negli Stati Uniti proprio con questo cavallo, giungendo 47esimo. Riccardo, allora cominciamo a fare amicizia con il percorso ideato da Uliano Vezzani. Mi pare un tracciato molto molto complesso, molto molto selettivo, impegnativo, con regolarità nel tracciato, però salti impegnativi e sforzi soprattutto a fine percorso, dove i cavalli devono essere bene in forma per completare al meglio il percorso. Questa linea finale, dove il cavaliere brasiliano sta effettuando l'ultimo salto, è quella dove è difficile da interpretare, perché i quattro galoppi sono lunghi per la tavola e poi hai l'opzione per continuare nei cinque galoppi per l'ultimo oxer o rimettere un galoppo in più per il sesto galoppo. Ed è il primo binomio con quattro penalità e dunque si colloca a ridosso dei tre netti. Anche per lui è prevedibile l'accesso al secondo percorso. Davvero bravo Luiz Francisco de Acevedo. Ora per l'Irlanda Bertram Allen, quello che è stato un po' ragazzo prodigio a livello di Young Riders e ha ottenuto risultati importanti anche nell'elite di questa disciplina. Nella circostanza monta Pacino Amiro, che è un cavallo di 9 anni. Ancora il percorso che vi ricordo misura 510 metri, il tempo accordato di 77 secondi, la velocità di 400 metri al minuto, 13 ostacoli per 16 salti, comprese due combinazioni, una gabbia e una doppia. Si comincia con il verticale di barriere, poi la triplice in giallo-blu, l'altezza massima degli ostacoli di 1,60 m, altre troviamo l'oxer che immette alla gabbia, verticale di barriere e tavole in entrata, oxer in uscita, la luce fra i due elementi è di 8 metri, un tempo di galoppo, quindi si passa al muro acquedotto romano, il numero 6, l'oxer su fosso, quindi le tavole, ostacolo molto delicato, e ora le colonne romane appena superate dal concorrente irlandese. È un'addirittura difficile con la doppia gabbia, in entrata oxer, poi verticale, ancora oxer in uscita, 11,30 fra il primo e il secondo elemento, 8,10 fra il secondo e il terzo, poi abbiamo il verticale sul fosso numero 10 e quindi la dirittura già annunciata da Riccardo Pisani, con l'oxer medievale, il verticale di tavole Colosseo e l'oxer conclusivo. Bellissimo percorso montato alla grande come al solito. Il cavallo è un cavallo giovane, perché a 9 anni sarà una delle prime esperienze a questo livello. Devo dire che ha saltato benissimo, ha creato il ritmo, le opzioni migliori per il suo cavallo. Devo dire complimenti, ottimo zero, lo rivedremo nella seconda manche. Signore e signori, il cavaliere che vedete in campo in questo momento, anche se Riccardo mi permetto, non è proprio esatto dire manche, perché non si tratta della ripetizione di uno stesso percorso, sarà un percorso più corto dove i cavalli, oltre alla loro potenza, dovranno mettere in campo anche doti di duttilità, di maneggevolezza e soprattutto di velocità. Adesso per la Svizzera, il numero 3 del mondo, in sella al Fido Cluny, cavallo Westfalen di 15 anni, Martin Fuchs, il campione europeo, figlio d'arte, figlio di Thomas, invece lo zio Marcus ha vinto il Gran Premio Roma nel 2001 in sella a Cosima. Partito benissimo, bellissima prima parte di percorso, fronte al muro, adesso andrà nei 7 galoppi per l'oxer e 8 galoppi per le tavole Eni. 3, 4, 5, 6, 7, 8, perfetti. Il cavallo sta saltando benissimo, cavallo che tutti noi conosciamo,
ma adesso arriva il difficile anche per Cluny, perché dopo questo verticale si profila la sagoma della gabbia, una piccola esitazione d'ingresso, bene sugli altri due elementi. 8 galoppi per arrivare al fosso, montati molto bene, affronta adesso la parte finale, Oxer, normalmente 4 galoppi un pochino lunghi per la tavola e poi vediamo cosa opta per l'ultimo. Un'occhiata anche al cronometro, l'errore sull'ultima barriera, 4 penalità nel tempo di 74 e 98 per Martin Fuchs. Purtroppo ha scelto di fare 5 galoppi, la distanza è comunque lunga, li ha cercati ma non sono arrivati così bene e purtroppo il cavallo ha fatto errore col posteriore. Allora andiamo a riscorrere la classifica. Abbiamo già detto dei netti che fino a questo momento sono 4, però vediamo che ora in 13esima posizione ci sei tu, quindi no, sei 14esimo, quindi purtroppo. Da una parte mi dispiace, dall'altra mi fa piacere perché starei qui con noi ancora un po'. Va bene. Allora, comunque lo spettacolo continua, abbiamo già detto nelle giornate precedenti che in questa edizione sono presenti grandissime firme di questa disciplina. In campo un campionissimo, si tratta del canadese Eric Lamaze che monta Chaco Kid, cavallo di 15 anni. Lamaze ha già vinto 2 volte il Gran Premio Roma nel 2011 e nel 2014, ma questo cavaliere è riuscito nell'impresa di vincere una medaglia d'oro olimpica individuale con l'indimenticabile Hickstead. Sì, assolutamente un grandissimo campione, anche qui in questi 2 giorni si è fatto valere perché ha vinto una gara venerdì, e è partito bene, peccato un errore all'Oxer. Adesso affronta il verticale numero 8, 6 galoppi per la doppia gabbia Oxer, 2 galoppi verticale, un galoppo Oxer in uscita. E c'è errore sull'elemento d'ingresso e poi in quello d'uscita della doppia gabbia. Fosso affrontato bene, una distanza obbligata degli 8 galoppi e vediamo la parte finale. Oxer. Vedete, i 4 galoppi sono lunghi, lui opta per fare i 4 e poi i 5, ma non doti acrobatiche per rimanere in sella, percorso avventuroso quello del campione canadese che conclude con 20 penalità, bottino pesantissimo di 72 e 65. Questo dimostra che il percorso è tutt'altro che semplice, hanno già pagato pegno cavalieri importanti, anche Grégory Vatelet, il cavaliere che ha consegnato al barrage la Coppa delle Nazioni al Belgio, è stato costretto al ritiro. Adesso, a proposito di Coppa, una Mazzone che venerdì si è comportata benissimo per la Svezia, Molin Barriard, che monta Indiana, femmina di 13 anni di origine belga. Non doveva essere a Roma, poi proprio negli ultimi giorni ha sostituito Rolf Joran Bengtsson e si è già distinta sul manto erboso di Villa Borghese. Vediamo chi è per il momento l'ultimo qualificato, per avere un'indicazione. In 13esima posizione c'è il giapponese Daisuke Fukushima con 9 penalità nel tempo di 78.07. Passa molto bene la gabbia numero 5, un binomio eccezionale, uno dei miei favoriti da tantissimi anni che competono a questo livello. Muro molto bene, 7 galoppi per l'Oxio. 8 galoppi per le tavole Eni. E allora, visto che stai rivangando il passato di Molin Barriard, ricordiamo anche che è riuscita a salire sul podio di una finale di Coppa del Mondo, intanto l'errore all'ostacolo numero 8, con una cavalla che probabilmente ricorderai, Butterfly Fly. Sì, una cavalla eccezionale, mi sono un attimo distratto perché stavo guardando cos'era in mezzo alla doppia, avevo veramente messo le gambe per il verticale e adesso sta affrontando l'ultima parte del tracciato e fa 5 galoppi
e conclude un altro splendido percorso. Molin Bariard, peccato, 4 penalità nel tempo di 74 e 63, anche molto molto veloce. E questa è una gara accattivante, perché alla seconda fatica non passano soltanto i percorsi netti, i migliori 13, dunque non è impossibile che a vincere poi alla fine sia un binomio che ha collezionato 4 penalità alla prima uscita. Assolutamente, è una gara ancora molto lunga, tante volte è successo che il risultato si ribalta, quindi dobbiamo seguirla fino in fondo e sarà sicuramente molto avvincente. Ora, una delle sorprese di questa edizione del concorso ippico romano, il brasiliano Yuri Mansur, che monta Alphonse Sant'Antonio, cavallo di 14 anni, per lui doppio netto in Coppa delle Nazioni. D'altronde cavaliere di discreta esperienza, è nato nel 79, ha partecipato ai giochi equestri mondiali di Tryon e a 2 edizioni della finale di Coppa del Mondo a Lipsia nel 2011 e 3 anni dopo a Lione. Sì, è un cavaliere che ormai è da tanti anni a questo livello, ha dei buoni cavalli, monta molto bene, avete visto ha dato l'opzione di un galoppo in più per la tavola Eni, adesso affronta la parte più difficile del tracciato, 6 galoppi vengono un pochino, li ha inseguiti troppo e alla fine è arrivato troppo vicino, peccato, adesso organizzerà gli 8 galoppi per il fosso e affronterà anche lui la parte finale. Comunque un cavallo che ha saltato molto bene anche in Coppa, si sta riconfermando questo livello, i 4 galoppi e 5 galoppi finali, molto bene, peccato. 4 penalità nel tempo di 76 e 45 per Yuri Mansur. A tuo giudizio, Riccardo, oltre ai netti passeranno i binomi con 4 penalità o addirittura quelli con gli 8? Penso, con il livello di partenti che abbiamo oggi, penso che i 4, sarà difficile vedere gli 8 o un 8 particolarmente veloce, però devo dire che il livello di quest'anno di Piazza di Siena è altissimo, c'è un sacco di binomi importanti, quindi penso che tra 0 e 4 saranno quelli utili per andare al secondo giro. Ritorniamo in collegamento diretto, mentre per l'Italia Lorenzo De Luca in sella Nuance Bleu sta ultimando il suo percorso, avendo già commesso 2 errori sugli ostacoli. Sono 8 le penalità, ancora l'ultimo Oxer da superare per il cavaliere che ha vinto questo Gran Premio nel 2018. Dopo tantissimi anni di digiuno, prima di lui per l'Italia soltanto Arnaldo Bologni con Mayday. Un bel percorso, peccato l'errore al numero 8, l'ho replicato al 10, trovo che ha saltato molto bene il cavallo, sono contento per Lorenzo che è un cavallo comunque abbastanza nuovo e sarà un cavallo per lui per il futuro sicuramente. E adesso attenzione al percorso di Penelope Leprévaux per la Francia. Altra amazzone agguerritissima ormai da diverse stagioni fra i protagonisti del circuito internazionale, monta Excalibur della Tour Vidal, che è uno stallone grigio di 11 anni, Penelope Leprévaux, doppio netto venerdì in Coppa delle Nazioni. Sì, è un'amazzone fantastica, monta qualsiasi genere di cavallo, è sempre ai vertici, è veramente una delle numero uno. La prima parte del percorso molto bene, il cavallo ha fatto doppio zero in Coppa delle Nazioni, venerdì affronta il muro. Nella storia del Gran Premio Roma soltanto 6 amazzoni si sono imposte, Ann Kursinski e Margie Goldstein-Engel per gli Stati Uniti, Chiara Bronfen nel 2002, l'australiana Vicky Roycroft con Apache nell'87 e la tedesca Elena Weinberg con Just Malone nell'88, poi la francese Eugénie Angot in sella Sigal du Tailly nel 2004. Peccato, un errore al numero 8, è andato in contrasto nella curva, gli è venuta una distanza un po' vicina, ha optato dopo la doppia di far 7 galoppi, penserà al tempo per essere un 4 veloce,
5 galoppi gli sono venuti lunghi purtroppo e fa errore sulla seconda barriera. Percorso duro anche per la sempre, quasi sempre impeccabile Penelope Leprévaux, che passa il testimone a un altro campione. Signori, in campo il numero uno del mondo, Steve Gerdard, monta Venard de Cherizy, il francese di 12 anni. Steve Gerdard, lo abbiamo ripetuto migliaia di volte, uno degli sportivi più popolari di Svizzera, magari non come Federer, però ha un gruppo di appassionati che lo seguono in giro per il mondo, capace di vincere per 3 volte la finale di Coppa del Mondo e poi in sella Ninon de Buissonnet, in grado di vincere la medaglia d'oro individuale all'Olimpiade londinese. Steve Gerdard, partita numero 1, affronta la triplice numero 2. Un grande campione, un campione che è sempre, adesso non voglio sbagliarmi, ma mi sembra che è quasi un anno e mezzo, quasi 2 anni che è il numero uno al mondo. 7 galoppi per la combinazione verticale Oxer. Affronta il muro. Quasi in surplus il primo segmento del percorso, ma c'è un errore. Vorrei dire banale, però imprevisto, su un ostacolo che non ha costituito una grossa insidia per altri concorrenti. Si è arrivato un pochino vicino nei 7 galoppi nella prima barriera. Ripeto, un secondo errore in ingresso di doppia, un'uscita veramente addirittura difficile. Siamo già a 12 per questa, il numero uno del mondo. Questa doppia gabbia ha fatto una selezione incredibile, perché sono 6 galoppi corti, l'oxer profondo in ingresso, un verticalone come elemento numero B, l'oxer in uscita è molto profondo. Conclude con 12 penalità nel tempo di 74 e 65. Naturalmente il campione svizzero si aspettava un pomeriggio migliore. Ora Riccardo, intanto ti ringrazio per il tuo aiuto, ti congedo, però ti do la possibilità di commentare per intero il percorso di uno dei cavalieri più in forma, Jérôme Guéry, che ha vinto la Coppa venerdì con il Belgio. Nella circostanza monta Kelhom de Huys. Sì, un cavallo, uno stallone eccezionale. Lui è un cavaliere incredibile, un vincente, è sempre presente per il Belgio, farà con questo cavallo le Olimpiadi, è un piacere sempre vedere i suoi percorsi, andremo a commentarlo. Tra l'altro in Coppa doppio netto. Sì. Jérôme Guéry, Belgio, per ora sono 4 i netti. Numero 1, bene. Verso il numero 2 che è la triplice, cavallo di grande falcata, 8 galoppi per il numero 3, 7 galoppi per la gabbia verticale Oxer, molto bene l'uscita, cavallo con molto margine, non ha nessun problema per la seconda barriera. Sette galoppi per Nox. Peccato, un po' vicino per l'otto, lo stavo dicendo, l'ha rallentati, ma il cavallo è comunque corso un pochino nel piede e purtroppo viene il primo errore. Bene la doppia gabbia, anche lui ha optato per i 7 galoppi per il verticale su fosso per pensare al tempo. Adesso affronta la linea finale, conoscendolo farà 4-5 sicuro. Un errore, penso è stato il primo cavallo che ha toccato con la tavolina numero 7. No, non è stato il primo, okay. Ma non sono stati tanti, 75 e 84 il tempo ed è in settima posizione, dunque ha buone speranze di inserirsi fra quelli che si contenderanno la vittoria. Ringrazio Riccardo Pisani, grazie, hai un futuro assicurato come telecronista, okay. Sei molto bravo, grazie. Ma naturalmente in bocca al lupo per il tuo futuro in veste di cavaliere. Grazie mille, grazie. A presto. Un altro campione
Marcus Henning per la Germania, Montacalanda, femmina grigia di 13 anni a Noverana. Anche Marcus Henning ha un palmarès infinito. 3 volte vincitore di finale di Coppa del Mondo con 3 cavalli diversi, Anka, Sandro Boy e Nolters Kuchengirl. Ha vinto la medaglia d'oro a squadre all'Olimpiade di Sydney per quanto riguarda i giochi equestri mondiali, un altro oro con la squadra a Lexington, uno dei punti di forza della squadra tedesca da mai tantissimi anni. Ha lasciato dietro di sé senza danni il momento forse più complicato di tutto il tracciato, la doppia gabbia, e ora l'addirittura conclusiva. L'errore alle tavole e poi un po' di stanchezza affiora. 8 penalità, sono 12 in tutto nel tempo di 73 e 52, e non fa sconti questo percorso. Abbiamo detto dei 4 netti, Jessica Springsteen per gli Stati Uniti, ancora per la squadra americana Laura Crote, poi il francese Mathieu Billot e l'irlandese Bertram Allen. Adesso tocca per il Brasile a Luis Felipe de Acevedo che monta Hermès van de Vroomteschouwe. Di quella che è la prima manche, sta per fare il suo ingresso in campo. Andiamo a vedere in questo momento chi occupa la 13ª posizione, che è utile per disputare il secondo percorso. Penelope Leprévot, 8 penalità nel tempo di 75-20. Chi vorrà continuare la propria gara dunque dovrà fare meglio rispetto al riferimento della amazzone francese. Luis Felipe de Acevedo. Prima edizione del Gran Premio Roma. Nel 1926 ha vinto un cavaliere polacco, Adam Krolikiewicz, con Picador. Nell'ultima edizione disputata, prima di questa, nel 2019, il sigillo del cavaliere israeliano Daniel Blumann. Blumann, che era partente anche oggi in Gran Premio, non è andata benissimo, 8 penalità, in sella a Gemma. L'occasione della sua vittoria del 2019 montava l'Adriano. Con 4 penalità già accumulate, il cavaliere brasiliano va ad affrontare la doppia gabbia, ne esce bene. Girata a mano sinistra per affrontare l'ultima dirittura. Splendido anche questo percorso, c'è purtroppo un'infrazione sul tempo, dunque sono 5 in totale le penalità per Luis Felipe de Acevedo ed Hermès. Adesso il neozelandese Bruce Gooden che monta Buckethorse Danny, cavallo di origine olandese di 13 anni. Gooden, classe 1969, ha partecipato a 4 edizioni dei Giochi Olimpici: Barcellona, Sydney, Atene e Pechino, per meglio dire Hong Kong, dove si sono disputate le prove equestri dei Giochi pechinesi. Thank you.
già due gli errori di Gudin, atteso dal verticale di barriere numero 8, errore anche qui. Ormai senza aspirazioni il percorso del cavaliere neozelandese che va ad affrontare il segmento ultimo del tracciato. Si tratta di un gran premio, dunque intanto ancora un errore. Il direttore di campo ha allestito un percorso difficile, come era giusto che fosse. 20 le penalità per Gudin. Miano Vezzani, grande esperienza, alla 18ª partecipazione al concorso romano, lui è di Reggio Emilia, però praticamente modenese di adozione. Ha costruito insieme al suo staff i percorsi di alcuni fra i concorsi, delle manifestazioni più importanti in campo internazionale, e all'unanimità i cavalieri del circuito internazionale lo chiamano il maestro. Adesso tocca a Rodrigo Pessoa per il Brasile, monta Carlitos Way, cavallo di 11 anni Holstein, dunque di origine tedesca. Rodrigo Pessoa a bersaglio in questo Gran Premio nel 2009. Rodrigo, tre volte vincitore della finale di Coppa del Mondo con il fortissimo Balubé de Rouet. Lo ricordiamo anche laurearsi campione del mondo proprio qui a Roma nel 98 a livello individuale con Lianos, e poi è anche campione olimpico, titolo conquistato ad Atene sempre con Balubé. Difficoltà disseminate un po' ovunque. Sono 12 le penalità anche per il grande Rodrigo Pessoa. Ora un altro break pubblicitario. In campo per l'Irlanda Darragh Kenny, che conclude con 4 penalità, un bel percorso in 74-19, un solo errore, e si colloca in quinta posizione, porte spalancate dunque per affrontare il secondo percorso. Adesso toccherà all'egiziano Abdel Said, che monta Bandy Savoie, Sel Français di 10 anni. Per accedere alla fase finale della gara adesso affrontata dal... Attualmente in 13ª posizione, l'ultima utile per proseguire la gara, c'è il francese Marc Dillasset con 8 penalità nel tempo di 72-37. E dunque per i concorrenti che entrano in campo da qui in poi sarà importante anche, oltre a rispettare gli ostacoli ovviamente, a cercare di non fare penalità, dare un'occhiata al ritmo imposto, perché il cronometro potrebbe essere decisivo per la missione al secondo tracciato. Abdel Said, Egitto. Egitto che venerdì ha debuttato in Coppa delle Nazioni a Piazza di Siena. Le tavole. Doppia gabbia. Percorso fin qui immacolato, ma mancano ancora 3 salti abbastanza impegnativi. Ultima addirittura. Ancora il verticale. Ultimo Oxer. Sì, splendido.
splendido Abdel Said, una sola penalità per aver superato il tempo accordato 77 e 80. Una penalità per aver superato il tempo massimo 77 secondi 89 è il tempo impiegato dal cavaliere egiziato. One time call, time 77-80. Dopo Abdel Said toccherà al francese Kevin Stowe, altra prima lama, monta Visconti di Telman, c'è il francese di 12 anni. Kevin Stowe è nato nel 1980, ha vinto la medaglia d'oro a squadre ai giochi di Rio, sempre con la squadra francese due argenti ai giochi equestri mondiali, quelli di Lexington e di Caen. È stato anche campione d'Europa nel 2009 con Crack Boom a livello individuale. Errore alla doppia gabbia. Sono 12 le penalità, non riesce a qualificarsi neppure Kevin Stowe, il tempo è di 75 e 14. Adesso un po' di Italia con Emanuele Camilli che monta Ciadellano, cavallo di 10 anni. Camilli è nato nel 1982. L'altro dei cavalieri azzurri che affronta nel Rolex Gran Premio Roma, Emanuele Camilli. Il cavaliere che ha vinto per più volte il Gran Premio Roma è il grandissimo Piero D'Inzeo, maggiore dei fratelli D'Inzeo, che si è imposto 7 volte con 6 cavalli diversi. Un ricordo per Raimondo e Piero D'Inzeo, che hanno fatto grande reputazione italiana e a cui da credo 7 anni è dedicato il concorso ippico romano, che è diventato Memorial D'Inzeo. L'errore, il primo, adesso doppia gabbia, errore in uscita. Vola sull'ultimo oxer. Percorso tutt'altro che disprezzabile, anche se c'è un'infrazione sul tempo. Sono 9 le penalità per Emanuele Camilli. 6 binomi prima della conclusione del primo percorso. Cominciamo con uno dei più attesi. Si tratta dell'americano Ken Farrington, che monta Gazelle, è il vincitore del piccolo Gran Premio, ma ha vinto anche una categoria a tempo di contorno, e se riuscirà a entrare fra i migliori 13, Kent Farrington ha dimostrato in diverse circostanze di essere particolarmente tagliato per quell'epilogo dove serve anche una dote di velocità, di rapidità. Ha a disposizione un parco cavalli, come del resto quasi tutti gli atleti americani, che si prestano molto a questo tipo di conclusione di gara, malleabili, duttili, veloci, sicuri sugli ostacoli.
Kent Farrington, Gazelle, che è una femmina di 15 anni di origine belga. Forse un po' deludente la prestazione degli Stati Uniti, solo quinti in Coppa delle Nazioni, una coppa vincente fino all'ultimo, decisa dal barrage vinto dal Belgio nei confronti della Germania. L'errore batte la barriera con il posteriore Gazelle, poi un errore replicato. Conclude con 12 penalità nel tempo di 76 e 46. È in 34esima posizione, dunque quello che poteva essere un cliente scomodo per tutti non partirà per affrontare il secondo percorso. Adesso per la Germania David Will, che monta uno Steiner di 13 anni, si tratta di Sivier. Inovio che ha preso parte alla Coppa delle Nazioni, Germania seconda nella classifica finale. Anche loro impegnati in Coppa, David Will è nato nell'88. Il cavallo era proprio Sivier Steiner, 13 anni. Ha dichiarato diverse circostanze che il suo idolo, l'atleta a cui si ispira, è il connazionale Marco Kuscher. David Will, rimangono 4 i netti. Mi ero dimenticato di dire che d'accordo, l'accesso è riservato al miglior 25%, in questo caso 13, ma se ci fossero 14 o 15 netti entrerebbero di diritto nella fase conclusiva di questo Gran Premio. Non sarà così. La sollecitazione prima del fosso e si presenta sulla dirittura conclusiva con il netto, le tavole adesso in bianco e rosso, e salutiamo con un applauso il quinto netto del pomeriggio. È tedesco e arriva grazie a David Will e a Sivier. 5 netti allora. Il quinto netto della gara, quello del purtroppo tedesco, per il momento nessuno italiano. Ci prova Emilio Bicocchi, 3 volte campione d'Italia, nella circostanza monta Rondine del Terriccio, che è una femmina di 10 anni. Cavaliere toscano, nato nel 1976. Rondine del Terriccio. Ha difeso i colori azzurri 2 volte nei giochi equestri mondiali, nel 2006 ad Aquisgrana e 4 anni dopo a Lexington. Per lui anche un europeo. Ieri Emilio secondo nella categoria con il Joker in sella Flinton, ha perso da Mark McCulley, irlandese, che montava Cap West. Errore, ingresso di doppia gabbia. Sono già 12 le penalità per il 3 volte campione italiano che va ad affrontare la parte conclusiva del tracciato. Ci sono ancora delle difficoltà, molto delicato l'ostacolo che è stato superato bene però da Bicocchi.
Bene anche sull'Oxer conclusivo, 4 errori, 16 penalità nel tempo di 72 e 51. Tre binomi prima della conclusione di questa prima tornata, adesso tocca a Filippo Bologni che monta qui Lazio, cavallo di 11 anni di origine tedesca, un Holsteiner. Naturalmente il sogno nel cassetto di Filippo Bologni è quello di ripetere le gesta di papà Arnaldo, che ha vinto questo Gran Premio con Mayday. Filippo Bologni che si è ben comportato in questa edizione del concorso internazionale romano, ha vinto la prima categoria del giovedì, quella a tempo con Kiddish della Chauvet. Purtroppo non ha cominciato bene con un errore al primo ostacolo, di solito un ostacolo d'assaggio. Anche papà Arnaldo è presente qui a Roma, si coccola questo ragazzo perché è ancora molto giovane, essendo nato nel 94. Trasmettendogli ovviamente consigli preziosissimi. Verticale di barriere numero 8, doppia gabbia. Addirittura conclusiva con due errori fin qui accumulati. Bella sollecitazione per superare le tavole. Bene anche sull'Oxer conclusivo, 9 le penalità, c'è purtroppo un'infrazione sul tempo che vi ricordo è di 77 secondi, 79,06 il tempo di Filippo Bologni. Ora tocca allo svedese Douglas Lindelof che monta casco blu. Sono 5 i percorsi netti, l'ultimo in ordine di tempo quello del tedesco David Phil con Sivier, mentre attualmente in 13ª posizione c'è il giapponese Eiken Sato con 5 penalità nel tempo di 77,90. Casco blu a 11 anni da Ciacco Blu e Cartago. Dunque, per continuare la gara bisogna fare meglio di quanto ha saputo fare il cavaliere giapponese. Ci prova lo svedese Douglas Lindelof, classe 1990, per lui due finali di Coppa del Mondo, non sfigurando affatto, nel 2015 a Las Vegas ottavo e poi a Parigi nel 2018 undicesimo con un buon cavallo che si chiama Zaccramento. Errore sulle tavole, poi replicato. Qui ormai è una tabellina del 4, un brutto percorso per Douglas Lindelof che ad andatura piuttosto mesta si avvia ad affrontare gli ultimi tre salti, ma però, scusate, però opta per il ritiro, dunque ritirato Douglas Lindelof. In questo momento l'ultimo concorrente, l'ultimo binomio. In campo adesso per l'Italia l'ultimo binomio, il 50° di questo percorso introduttivo. Giampiero Garofalo monta Gaspar, che è un cavallo di 10 anni olandese. Giampiero Garofalo
classe 1994. Figlio di Berni, che è nato nel 2011, ottenuto nella giornata di venerdì insieme al capo Giampiero Garofalo. Cerca di inserirsi nell'elite di classifica. Non sarà facile perché non è concesso più di un errore sugli ostacoli. Un tracciato, lo ripeto ancora una volta, impegnativo. Superato il primo ostacolo, ora la triplice in giallo-blu. Al termine di questo percorso riepilogheremo la classifica e poi un altro breve stacco pubblicitario, anche perché tra il primo e il secondo percorso passerà una ventina di minuti. Affrontate nel modo migliore le tavole. Adesso il verticale di tre barriere che immette alla doppia gabbia. Super. E abbiamo anche un binomio italiano qualificato per il secondo percorso. Giampiero Garofalo in sella a uno splendido Gaspar. All'altezza della situazione arriva il sesto netto del pomeriggio. Davvero una sorpresa piacevole, graditissima. E adesso andiamo a vedere chi saranno i 13 protagonisti del secondo tracciato. Intanto i netti: Bertram Allen per l'Irlanda, Laura Croft per gli Stati Uniti, Mathieu Billot per la Francia, Jessica Springsteen ancora per gli Stati Uniti, David Will, Germania, con una penalità per l'Egitto Abdel Said. Poi i concorrenti con quattro penalità al primo percorso: si tratta di Dara Kenny, irlandese, della svedese Molin Barriar, di Martin Fuchs, numero 3 del mondo per la Svizzera, del belga Jérôme Guéry, di Yuri Mansour, il brasiliano, di Luis Francisco de Acevedo, altro atleta del Brasile, e poi il giapponese Eiken Sato. Fra poco seguiremo la parte decisiva di questo Gran Premio, ma adesso uno stacco pubblicitario. Però bisogna consentire a Uliano Vezzani e ai suoi aiutanti di mettere nelle condizioni migliori il terreno erboso, davvero un bel colpo d'occhio con l'erba. E abbiamo una graditissima presenza qui in postazione, perché è venuto a trovarci il presidente della Federazione Italiana Sport Equestri, Marco Di Paola. Grazie presidente. Salve a tutti. Allora, provo a mettermi nei suoi panni. Credo che lei in questo momento abbia due sensazioni diverse. Da una parte l'orgoglio per essere riuscito a organizzare un concorso qui a Roma, nonostante il periodo veramente difficile, in mezzo a tantissime difficoltà. Dall'altra la delusione per la giornataccia della nostra squadra venerdì in Coppa delle Nazioni. Certamente, sicuramente poter organizzare Piazza Esina nel 2021 è stato un grandissimo successo, perché quando l'abbiamo programmata eravamo a novembre 2020, quindi in piena seconda ondata, con tante preoccupazioni, e oggi possiamo dire che ci siamo riusciti. È stato un grandissimo successo ed è stata sicuramente la ripartenza di sport equestri, e mi auguro la ripartenza di tutti gli sport, ma di tutto il sistema. Presidente, vogliamo ricordare chi vi ha dato una mano in questa organizzazione? Beh, certamente va ringraziando innanzitutto il Comune di Roma, che ci ospita e ci consente di organizzare questa manifestazione, i nostri partner che sono Sport e Salute del CONI, e poi soprattutto gli sponsor. Noi abbiamo degli sponsor magnifici che ci consentono di poter fare queste manifestazioni, che sono molto onerose ma sono molto importanti per lo sport e per la città. E poi bisogna ringraziare sempre gli atleti. Noi abbiamo i cavalieri e questi magnifici compagni di sport che sono i cavalli, che sono veramente bellissimi. Anche per le regole
anti-Covid, una edizione a basso impatto ambientale. Non ci sono le tribune e poi so che avete rimesso praticamente a nuovo la Valle dei Platani qui a Villa Borghese. Certamente, devo dire che abbiamo cercato di applicare il protocollo Covid al meglio, la cittadinanza è stata molto educata, veramente voglio fare complimenti pure al senso di responsabilità dei cittadini, perché stando noi in un parco pubblico avevamo un'affluenza pure di persone che passeggiavano nel parco, non si sono create situazioni di assembramento, di rischio e come dicevamo prima noi cerchiamo di restituire qualcosa in più di quello che abbiamo ricevuto, perché la città di Roma ci concede questa occasione e ogni anno cerchiamo di migliorare il posto che ci danno e lo scorso anno siamo intervenuti su questi platani secolari meravigliosi che stavano soffrendo e oggi sono stati recuperati, quindi ogni anno si fa un intervento per migliorare questa meravigliosa Villa Borghese. Parliamo di cose tecniche adesso, abbiamo avuto Duccio Bartalucci al nostro microfono che ha spiegato quali sono le motivazioni per la brutta prestazione dei nostri venerdì in Coppa. Quali sono state le sue parole ai quattro componenti della squadra e alla squadra intera dopo il venerdì nero? Sicuramente dispiace quando non c'è una prestazione positiva, però il nostro va ricordato che è uno sport particolare, una barriera può cambiare una classifica. Abbiamo due atleti in campo perché è sempre un binomio con il cavallo, quindi ci vuole un'alchimia e una serie di elementi che vanno tutti nella stessa direzione e devo dire che va ricordato che questo è il primo grande concorso della ripartenza, quindi non c'era dietro un allenamento forse adeguato. Noi abbiamo avuto la sfortuna di avere l'herpes equino che è una specie di Covid per i cavalli, quindi siamo andati in lockdown con tutte le gare per circa un mese, quindi abbiamo ritardato la partenza. Nazioni come Stati Uniti non hanno avuto, Sud America non ha avuto questo problema e sicuramente un po' più avanti noi nella preparazione, però la stagione è lunga e quindi gli obiettivi stagionali sono tanti, pure altri, quindi abbiamo le Olimpiadi, quindi dobbiamo guardare sempre la parabola completa e non la singola prestazione. Non cancella certo la brutta prestazione di squadra del venerdì, però dobbiamo dire che ieri c'è stata una reazione da parte dei nostri con diversi buoni piazzamenti nel piccolo Gran Premio. Certamente, Lorenzo De Luca è una grandissima conferma. Però le sorprese arrivano da Ludovica Minoli. Ludovica Minoli invece è una grandissima sorpresa. Antonio Alfonso è un cavaliere affermato che si presenta con un nuovo compagno di prestazione, quindi è molto piacevole. E oggi nel Gran Premio Roma ci ha regalato l'ultimo concorrente italiano, un netto, bellissimo, un cavaliere che vive all'estero, un cavaliere che si è fatto Garofalo, fin da giovane, sì, Giampiero Garofalo, e si è cresciuto da giovane, un cavaliere su cui abbiamo creduto tanto e oggi ci ha regalato uno dei 13 netti che è veramente tanta roba nel nostro sport, perché su circa 70 partenti solo 13 percorsi senza penalità, vuol dire che era estremamente selettivo il percorso. Bene, manca ancora qualche minuto prima dell'ingresso in campo del primo dei 13 che daranno vita al secondo percorso. Vi ricordo, classifica stilata in base alla somma delle penalità del primo e del secondo tracciato. In caso di parità di penalità fra due o più binomi, classifica il tempo impiegato sul secondo tracciato. Dunque sarà un epilogo molto spettacolare con chi scenderà in campo per primo forse un po' penalizzato perché non ha punti di riferimento cronometrici, però sarà una gara avvincente. Un percorso, Presidente, che diciamo è abbastanza difficile, ha messo in difficoltà anche il Fior di Campioni. Certamente, noi abbiamo tantissime eccellenze, non soltanto nello sport. Giuliano Vezzani, che è il disegnatore del percorso, è un'eccellenza riconosciuta a livello mondiale. Oggi ha voluto sicuramente creare una maggiore difficoltà perché la stagione è un po' più breve, quindi siamo vicini alle Olimpiadi e quindi era importante consentire ai cavalieri di testarsi maggiormente. Abbiamo visto che ci sono stati pochissimi netti, però nel contempo il nostro va spiegato che è uno sport che ha una parabola lunga e quindi è un addestramento, quindi da concorso a concorso i cavalli devono migliorare la loro prestazione per arrivare alla maturità di preparazione nel momento in cui serve, che quest'anno, come sappiamo tutti, sono le Olimpiadi di Tokyo.
Un'ultima cosa, Presidente, abbiamo parlato di sport, abbiamo parlato di impatto ecologico ambientale, vorrei toccare un tasto magari un pochino sgradevole con lei, nel senso che nel mondo dello sport ci sono spesso degli abusi, dei comportamenti da condannare, soprattutto nelle discipline dove c'è una grande presenza di donne, nell'ambiente del salto ostacoli sono tantissime le campionesse, però so che la Federazione Italiana Sport Equestri è stata fra le prime a cercare di arginare questo problema. Certamente bisogna dire che lo sport non è ormai più soltanto primato sportivo, primato olimpico, lo sport oggi è un momento formativo importante, tantissime famiglie per i loro figli cercano nello sport un momento di crescita e formazione, i nostri istruttori sono non soltanto dei maestri di sport ma anche dei maestri di vita e la federazione pone tantissima attenzione e tantissima responsabilità a questa situazione, quindi non abbiamo voluto nascondere, ci sono stati dei problemi anche se contenuti, però non è questo il punto, anche se fosse uno solo non va bene. Ma accadono dappertutto. Accadono dappertutto, ma bisogna intervenire con estrema forza, con pugno di ferro, senza se e senza ma. Noi siamo intervenuti in questa maniera, abbiamo reagito fermamente. Devo dire, abbiamo radiato quelle poche persone che si sono colpite di questi comportamenti infamanti e stiamo cercando, attraverso anche una commissione costituita da esperti antimolestie, di aiutare i nostri istruttori a poter soprattutto affrontare, riconoscere queste situazioni che poi non è detto che avvengono nello sport, possono avvenire in famiglia, possono avvenire nella scuola, possono avvenire in mille altri ambienti e quindi aiutarli a riconoscere e a consentire di affrontarle. Adesso andiamo ancora per l'ultima domanda a un argomento un po' più leggero, vorrei il suo favorito, questa forse è la domanda più difficile per il Gran Premio Roma. Allora, noi siamo scaramantici come tutti gli sportivi, ovviamente Giampiero Garofalo sta nel nostro cuore perché è un ragazzo che ci siamo cresciuti e quindi io tifo Giampiero Garofalo, ma poi tifiamo anche Jessica Springsteen che è la fidanzata di un nostro cavaliere punta, una ragazza splendida e quindi tifiamo entrambi. Grazie Presidente, la ringrazio molto per questa panoramica a 360 gradi sul mondo del salto ostacoli, in bocca al lupo ovviamente per la spedizione di Tokyo. A questo punto si fanno questi giochi? Innanzitutto crepi il lupo e devo dire, parlavo prima col presidente Malagò che purtroppo oggi non può esserci, domani ha una mega riunione che inizia alle 8 di mattina proprio per parlare di Olimpiadi, di Tokyo, perché ci sono tanti problemi, lo sport li sta affrontando e speriamo riesca a superarli perché sarebbe importante tornare rapidamente e completamente alla normalità. La ringrazio Presidente. Grazie. Costruiti il verticale e il largo in uscita, 10 il verticale con il fosso, 11 ancora il passaggio di non Sintiero, siamo ancora pronti per in seconda manche, seguire l'epilogo di questa gara e dunque il regista Fabio Crisafi mi suggerisce di riproporre le immagini della spettacolare categoria 6 barriere, proprio l'ultimo segmento. Ci sono 6 verticali in sequenza, dopo un primo passaggio si va al barrage, al primo barrage viene alzata l'altezza dell'ultimo ostacolo, si parte da un'altezza di 1,70 m, poi 1,80 e quindi 1,90, 11 binomi al percorso base all'altezza di 1,70, in 6 passano al primo barrage altezza 1,80, soltanto in 3 al secondo barrage con l'ultimo verticale a 1,90 m. Rimangono in 3 Federico Francia con Inshallah's Hero, Filippo Martini con Unité dell'esercito italiano e l'egiziano Karim El Zgobi con Zandigo. Una gara che piace molto al pubblico, però abbastanza estemporanea, come del resto la prova di potenza. Ormai non ci sono più cavalli appositamente addestrati per questo tipo di gare.
c'è l'errore a 1,90. Lo stesso destino a Comuna Filippo Martini e Federico Francia, l'errore sul 1,90 m e dunque via libera per l'egiziano Karim Elzgobki, che vincerà non commettendo errori in sella a Zandigo. Fra l'altro si tratterà del primo successo egiziano a Piazza di Siena. Stavo dando un'occhiata anche al campo prova per vedere se è già pronto il primo binomio per la conclusione del Gran Premio Roma, quello composto da Luis Francisco de Acevedo e da Comic. Anche qui l'errore a 1,90 m e dunque appaiati in seconda posizione in questa categoria a 6 barriere. Troviamo Filippo Martini e Federico Francia. Spero che abbiamo la possibilità di vedere anche il passaggio vincente di Karim Elzogbi, mentre rivediamo ancora una fase rallentata dell'errore a 1,90 m, gara non facile. Ed eccolo il vincitore, l'unico che riuscirà a non commettere errori. Erano rimasti in 3, podio assicurato, però Karim Elzogbi è stato il migliore con il suo Zandigo. Massima concentrazione di fronte alle 6 barriere da volare via tutte d'un fiato. Cavallo di bel modello questo Zandigo, difficoltà crescente. Con un po' di difficoltà ma con tanto tanto merito, il cavaliere egiziano porta al suo paese la prima vittoria nel concorso ippico internazionale romano. Adesso possiamo tornare in diretta con le immagini perché è quasi tutto pronto. Vi ripeto ancora chi sono i 13 protagonisti della fase conclusiva del Gran Premio Roma: Luis Francisco de Acevedo, Yuri Mansour, Jérôme Guéry, Martin Fuchs, Molin Bariard, Dara Kenny, Abdel Said, Giampiero Garofalo, David Ville, Jessica Springsteen, Mathieu Billot, Laura Kraut, Bertrand Allen. Entreranno in ordine inverso rispetto alla classifica riportata dopo il primo percorso. Si fa ancora attendere il cavaliere brasiliano. E allora andiamo a vedere nelle categorie di contorno, in generale in tutte le categorie fin qui disputate, cosa è successo. Giovedì, categoria tempo, vittoria per Filippo Bologni, Italia con Kidish de la Chavez. Nella categoria fasi consecutive è ancora un successo azzurro, Roberto Turchetto con Michael Passion. Nella categoria a tempo più grossa, il sigillo di Kent Farrington, Stati Uniti, con Credence, davanti a Kevin Stowe, Harry Charles e a Filippo Bologni, sempre positivo. Venerdì, nella categoria fasi consecutive, Antonio Maria Garofalo con Presley degli Assi, davanti a Guido Franchi e Olivier Philippe Arts. Poi nella categoria tempo si è fatto vedere Rick Lamazen, il canadese, con Chaco Kidd, che ha vinto davanti a Emilio Bicocchi e a Pier Giorgio Bucci. In Coppa delle Nazioni, vittoria del Belgio dopo barrage con la Germania, Italia undicesima appaiata al Giappone con 20 penalità complessive. Ieri, nella prima categoria internazionale prevista per la giornata
Mark McCulley, Irlanda, con Cap West, ha preceduto Emilio Bicocchi con Flinton. Nel piccolo Gran Premio, categoria mista, il successo di Ken Farrington, Stati Uniti, ancora con Credence, a battere un comunque bravissimo Lorenzo De Luca e il suo Halifax. Nella categoria 6 barriere l'abbiamo appena visto, il successo di Karim El Ghosbi per l'Egitto con Zandigo, ha superato l'ultimo verticale 1,90 m e adesso la gara che conclude il programma internazionale, il Gran Premio Roma. Il regista Fabio Crisafi mi ricorda che in questo lunghissimo, interminabile intervallo abbiamo la possibilità di proporvi uno dei netti del primo percorso che avevamo trascurato, non eravamo ancora collegati, quello del francese Mathieu Billot in sella a Lormuse. In totale sono 6 i netti e poi c'è un percorso senza errori sugli ostacoli ma macchiato da un'infrazione sul tempo, dunque una penalità. Però vedo che a Giampiero Garofalo hanno assegnato una penalità e quindi mi sono perso probabilmente l'infrazione sul tempo, ma torniamo a Mathieu Billot. Lormuse è un cavallo di 10 anni di origine belga. È tutto pronto. Comincia la parte decisiva del Gran Premio Roma. I migliori 13 dopo il primo percorso si sfidano su un tracciato di 350 metri, il tempo accordato dal direttore di campo Giuliano Vezzani è di 53 secondi, 8 ostacoli per 9 salti, rimane una sola combinazione. Il primo a entrare in campo per il Brasile è Luiz Francisco de Acevedo, che monta Comic. Binomi che entrano in campo in ordine inverso rispetto alla classifica occupata. Luiz Francisco de Azevedo, Comic. Dopo il primo percorso, qualificati Luiz Francisco de Acevedo, Brasile, Yuri Mansur, anche lui brasiliano, Jérôme Guéry, belga, Martin Fuchs per la Svizzera, Molin Barriard, Svezia, Dara Kenny, Irlanda, Abdel Said, Egitto, Giampiero Garofalo, unico italiano, David Ville, Germania, Jessica Springsteen, Stati Uniti, Mathieu Billot, Francia, Laura Crowth, Stati Uniti, Bertrand Allen, Irlanda. Vi ricordo che in caso di parità di penalità fra due o più binomi classificherà il tempo impiegato su questo percorso. È dunque necessario sfoderare precisione sugli ostacoli ma anche imprimere un ritmo notevole, perché il cronometro sarà un fattore determinante. Certamente Luiz Francisco de Acevedo è nella posizione scomoda di entrare in campo per primo, non ha punti di riferimento né per quanto riguarda le penalità degli altri né per quel che concerne il cronometro, e conclude con 4 penalità nel tempo di 51,09, sono 8. Il risultato delle due manche, il totale per Luiz Francisco de Acevedo è di 8, distribuite una per percorso. Adesso Yuri Mansur per il Brasile, ancora monta Alfonso Sant'Antonio, cavallo di 14 anni. Yuri Mansur splendido in Coppa delle Nazioni venerdì, doppio netto per lui. Continua la serie di binomi che si presentano con 4 penalità. Giuliano Vezzani, previsto in apertura di percorso quello che era l'ostacolo 4B,
della gabbia, dunque Noxer di Betul e poi il muro, quindi ancora l'Oxer numero 14, l'unica combinazione rimasta, verticale Oxer, quindi verticale su Fosso, numero 10, Oxer 11, un ostacolo nuovo il numero 15 e poi la chiusura con il verticale di barriere numero 16, c'è errore. Ma Yuri Mansour ha provato a vincere, 4 penalità nel tempo di 45 e 33 e dunque il suo totale è di 8, però attualmente è al comando di una classifica quanto mai provvisoria perché alla fine entreranno in campo i binomi con 0 penalità, molto avvantaggiati. Adesso per il Belgio Jérôme Guéry, che monta che l'Homme de Hus, cavallo di 15 anni tedesco, è un Holsteiner. Le telecamere della nostra squadra esterna di ripresa si soffermano proprio su uno dei protagonisti di questa edizione del Xio Romano, telecamere guidate dal regista Fabio Crisafi. Jérôme Guéry, fatto parte della squadra che venerdì ha vinto, dopo un braccio di ferro estenuante con la Germania, la Coppa delle Nazioni, seconda volta che accade in casa Belgio. E anche lui non si accontenta di un piazzamento, vediamo che va ad affrontare la gabbia, ne esce indenne, sta accelerando anche nell'ultimo segmento di percorso. Questo era l'ostacolo che dava inizio a una addirittura sul primo tracciato molto impegnativa. La girata a mano destra per affrontare l'ultimo ostacolo in giallo-verde, arriva il netto 43 e 88, e dunque conclude il suo concorso romano nel migliore dei modi Jérôme Guéry. Rimangono 4 le sue penalità, quelle del primo circuito, primo tracciato. 4 penalità e adesso il campione europeo Martin Fuchs per la Svizzera monta Cluny, cavallo con cui ha un affiatamento enorme, cavallo di 15 anni, Westfalen, famiglia interamente dedita al salto ostacoli, quella dei Fuchs, il padre Thomas già cavaliere di livello internazionale, ma soprattutto lo zio Marcus è stato atleta eccellente e fra l'altro è stato capace di vincere un'edizione di questo Gran Premio Roma. Ora Martin Fuchs, numero 3 del mondo, non è riuscito a qualificarsi, invece il numero 1 del mondo, il connazionale Steve Gerda. Martin Fuchs e Cluny, cavallo di Mole che però ha dimostrato in diverse occasioni di essere anche malleabile e veloce. Al resto pensa Martin, che qualche volta è davvero spericolato, non ama molto perdere come tanti del resto, mai remissivo. Momento di grande difficoltà per lo svizzero che va ad affrontare l'ultimo ostacolo, è netto 44 e 15 con qualche difficoltà, 44 e 15, però quell'esitazione è stata importante perché il suo totale è di 4, però il tempo è superiore a quello di Jérôme Guéry. 43-88 per il belga, 44-15 per Martin Fuchs. Ancora con 4 penalità per la Svezia, Molin Barriard che monta Indiana, femmina belga di 13 anni. Molin Barriard già sul podio di una finale di Coppa del Mondo.
ha ottenuto con la squadra, sempre con Butterfly Flip, sua cavalla molto molto importante, l'argento all'Olimpiade in Grecia. A proposito di Amazzoni, il Gran Premio Roma è stato vinto da 6 Amazzoni. Allora, Ann Kursinski nell'83, Margie Goldstein-Engel nel 97, Chiara Bronfman nel 2002, Vicky Roycroft, l'australiana, con Apache nell'87, poi per la Germania Elena Weinberg con Jas Malone nell'88 e per la Francia Eugénie Angot in sella Sigal du Tahi nel 2004. Molto competitiva sempre Molin Barriard, che è venuta a Roma chiamata proprio all'ultimo momento in sostituzione del collega, altro fuori classe, Rolf Göran Bengtsson. Guardate che ardore, va a tagliare l'ultimo ostacolo, 44 e 41, più lenta rispetto a Guerri, totale di 4, è in terza posizione. E dunque sarà dura anche per chi si presenterà in campo con 0 penalità, perché gli altri hanno cominciato a innestare il turbo. Beinetti, di Guerri, di Fuchs, di Molin Barriard. Adesso per l'Irlanda Darragh Kenny, che monta Idalville d'Esprit, cavallo belga di 13 anni. Darragh Kenny, classe 1988, per lui un'edizione dei giochi equestri mondiali a Caen, in Normandia, 12° posto individuale. È l'ultimo binomio che si presenta in campo con 4 penalità. Errore in uscita di gabbia. Preso i suoi rischi Darragh Kenny, d'altronde non poteva essere altrimenti, anche se quell'errore gli fa perdere posizioni, e c'è l'errore anche sull'ostacolo conclusivo 8, un totale di 12 nel tempo di 41 e 14. Era nettamente il più veloce. È sempre difficile coniugare precisione sui salti e velocità. Se si prendono dei rischi, ogni tanto si può anche pagare pegno. Adesso per l'Egitto Abdel Said. I cavalieri che hanno concluso con una penalità sul tempo sono stati il cavaliere egiziano e poi il Piero, che si presenta con una penalità. Abdel Said monta Bandit Savoie, sel français di 10 anni. Lui è nato nel 1989, abbiamo già detto in precedenza che ha partecipato a 2 edizioni dei giochi equestri mondiali, ma ha fatto parte anche dei migliori nella finale di Coppa del Mondo del 2019, comportandosi davvero bene, 10° posto per lui. E naturalmente ci sarà entusiasmo nella squadra egiziana dopo la vittoria in categoria 6 barriere. 4 comunque le penalità. 46,05. Nella parte finale sale a 5. Il totale è di 5. 5 total falls, 46,05 the time in the second round. 46,05. Al comando per ora il belga Jérôme Guerri, un totale di 4 penalità nel tempo di 43,88, ma è in campo l'unico binomio italiano, quello composto da Giampiero Garofalo e da Gaspar, che è uno stallone di 10 anni olandese. Vediamo se Garofalo si accontenterà, come dire, del compitino, si accontenterà della grande impresa che ha già
portato a casa, magari mirando a un discreto piazzamento, o se vorrà spingersi oltre. Lo capiremo dai primi tempi di galoppo del suo Gaspar. L'inizio non è forsennato, ora aumenta la cadenza. Da questo approccio mi sembra che il cavaliere azzurro tenga più alla precisione sui salti, anche la girata è piuttosto comoda. Gabbia, errore in ingresso. Ed ora, senza strafare verso la parte conclusiva del percorso, comunque una giornata da ricordare per Giampiero Garofalo, come era stata importante ieri per Ludovica Minoli e per Antonio Alfonso nel piccolo Gran Premio. Ultimo sforzo per il binomio italiano, che finisce comunque fra gli applausi, e sono applausi meritati. 4 penalità, un totale di 5 nel tempo di 52 e 06. Aveva optato per una via prudente, una tattica prudente, Giampiero Garofalo, che però è stato autore di una prestazione in Gran Premio davvero ottima. Adesso si passa ai binomi che hanno tenuto il percorso netto, sono 5. È facile prevedere che loro si contenderanno la vittoria, ma non si sa mai. Non devono assolutamente permettersi errori, a partire dal tedesco David Will, che monta Sivier Holsteiner di 13 anni. Will, nato nel 1988, abbiamo già ricordato che nell'albo d'oro del Gran Premio Roma, aperto dal polacco Adam Krolicziewicz con Picador nel 1926, sono presenti tantissimi campioni, e campione fra i campioni, quello che ha vinto di più il Gran Premio Roma, è stato Piero D'Inzeo, sette volte, con 6 differenti cavalli. Per quanto riguarda invece i cavalli stessi, quello che ha ottenuto il maggior numero di successi è il sauro francese Flambossi, sotto la sella di Frédéric Cottier, 3 volte a bersaglio. 42-34 il totale per David Will, è di 0 in 42-34, oltretutto è un tempo ottimo. D'ora in avanti chi vorrà vincere il Gran Premio Roma non dovrà commettere errori sugli ostacoli ed essere più veloce rispetto al 42-34 di David Will, che abbiamo appena visto in sella al suo splendido Holsteiner. Jessica Springsteen ora per gli Stati Uniti con Don Juan Van Den Kolve, cavallo di 12 anni. Per tanto tanto tempo avvicinata sempre dai curiosi, in veste di figlia del grande Bruce e del grande boss, chissà che fra qualche anno, grazie alle sue prestazioni, qualcuno le chiederà se, o chiederà a Bruce se è il padre di Jessica, che si è distinta ultimamente con stagioni importanti che l'hanno portata a essere fra i papabili della squadra americana fortissima. E da quelle parti c'è davvero di che scegliere in vista dei prossimi giochi olimpici di Tokyo. Da battere il 42-34 di David Will. È partita in modo caparbio Jessica, anche questa girata dimostra che non intende darsi per vinta. Gabbia, unica combinazione rimasta in giallo-verde, superati i due elementi, ora girata a mano sinistra, bene anche qui. Ostacolo medievale. Superato il verticale ora di gran carriera verso l'ostacolo conclusivo. Un'occhiata al cronometro, 45-15. 45-15 è molto più alto rispetto
a quello di Davidville. 45 e 15, per ora è in seconda posizione, però esce dal verde del campo di gara di Piazza di Siena con gli applausi del pubblico, perché nel suo pomeriggio non è contemplato il vocabolo errore. Ancora tre binomi, cominciamo con la Francia, Mathieu Billot, Lord Muse, cavallo belga di 10 anni. 42-34, certo una bella ipoteca quella posta dal tedesco Davidville. I cavalieri italiani hanno vinto 23 volte il Gran Premio Roma, 20 volte i francesi, 10 volte i cavalieri tedeschi. Ville potrebbe essere l'undicesimo, ma è ancora presto. Mathieu Billot, Francia, Lord Muse. Siamo a metà percorso, intorno ai 23 secondi, ma c'è già l'errore che pesa, 4 penalità, dunque scende in classifica Mathieu Billot, che potrebbe essere avvicinato da qualche binomio che ha ottenuto il netto in questo secondo percorso. 4 penalità nel tempo di 44 e 66, era comunque abbastanza lento, comunque finisce con un totale di 4. Ultimi due binomi, entrambi di classe se mi è consentito. Ora l'esperienza di Laura Crote, Stati Uniti, con Valentino annoverano di 11 anni. I binomi americani hanno vinto 5 volte il Gran Premio Roma. Da battere, in caso di percorso netto, il 42-34 di Davidville. Laura Crow, non più una ragazzina, però sempre combattiva, è nata nel 65, ha vinto la medaglia d'oro con la squadra ai giochi pechinesi. Nel primo tratto di percorso Davidville sembra essere stato più veloce, ma adesso c'è l'accelerazione da parte di Valentino e di Laura Crote. Bene sul verticale e ora si va ad aggredire l'ultimo ostacolo. Superato, 44 e 76. Niente da fare, non riesce a insidiare Davidville. Però è un doppio netto, 44 e 76, è in seconda posizione la bravissima Laura Crote per gli Stati Uniti. E adesso la chiusura tocca a Bertram Allen per l'Irlanda. La lotta tra la Germania e l'Irlanda, perché in campo Bertram Allen monta Pacino Amiro, cavallo di 9 anni. Grande sessione ovviamente. L'ultimo irlandese a imporsi nel Gran Premio Roma è stato Dennis Lynch nel 2008 con Lantinus. Dunque, duello Germania-Irlanda, duello Davidville-Bertram Allen. E c'è spettacolo fino all'ultimo, perché guardate la determinazione del cavaliere irlandese. Ultima parte del percorso, ancora un salto per questa edizione di Piazza di Siena. E l'errore, vince Davidville. 4 penalità il totale per Bertram Allen,
43 e 62. Comunque non sarebbe stato sufficiente questo tempo. 4 le penalità per l'irlandese in 43 e 62. Vince dunque l'edizione 2021 del Gran Premio Roma, Davidville, Germania, con Sivier Holsteiner di 13 anni. Abbiamo la possibilità di darvi la classifica definitiva. Vince con pieno merito Davidville, Sivier, doppio netto 42 e 34. In seconda posizione per gli Stati Uniti, Laura Kraut, anche lei senza errori, con tempo più alto 44,76. Terza è Jessica Springsteen, splendido risultato, il tempo è di 45,15. In quarta posizione con 4 penalità il belga Jérôme Guéry, 43,88. Quinto è Martin Fuchs, 44,15. Sempre con 4 è al sesto posto la svedese Molin Barriar, 44,41. Settimo Mathieu Piot per la Francia, ottavo Abdel Said per il Belgio. Primo degli italiani, nonna posizione, splendida prestazione, vorrei aggiungere, Giampiero Garofalo con Gaspar, 5 penalità totali in 52 secondi. E dunque si conclude così con una vittoria tedesca, l'88esima edizione del concorso ippico internazionale romano, piccolo gran premio per Kent Farrington, Stati Uniti, gran premio per Davidville, Germania, Coppa delle Nazioni per il Belgio dopo barrage con la stessa Germania. Siamo in chiusura di collegamento, non mi resta che ringraziare la nostra squadra esterna di ripresa che ci ha accompagnato in questi 4 giorni di gare, guidata da Fabio Crisafi, e ringraziare tutti quanti ci hanno aiutato in queste telecronache, a partire da Caterina Vagnozzi, da Ludovica Pichetti. Un grazie sentito anche al capufficio stampa della Federazione Italiana Sport Equestri.